Buongiorno. Esiodo, nella sua Teogonia, inizia il suo racconto con la frase: all'inizio era il caos. Quindi esclude che ci sia stata una mente superiore a ordinare il meccanismo dell'universo. Mentre invece Platone e Anassagora supposero che ci fosse una mente superiore, un Dio, che abbia dato ordine all'universo. Pare che la scienza contemporanea, l'astrofisica contemporanea, sia orientata da ragione a Esiodo. Cioè l'universo sarebbe un perenne caos con situazioni che noi non riusciamo neanche a immaginare, per esempio dei buchi neri o pulsar di una dimensione di 1 miliardo di volte del nostro Sole. Ora, perché io accenno a questo discorso? Premesso che non ho competenza specifica, premesso che faccio accostamenti abbastanza improbabili e me ne rendo conto, il mio fine, il mio tentativo è sempre uguale in tutti i miei interventi, cioè indurre alla riflessione. Ora, la riflessione, quando noi leggiamo, perché in realtà non facciamo altro, non vediamo nulla, soltanto gli astrofisici riescono a vedere, calcolare, capire, eccetera. Noi, persone normali, ci accontentiamo di leggere quello che gli scienziati scrivono, quello che essi affermano. Quindi quando noi leggiamo queste cose, rimaniamo tutto sommato abbastanza sconcertati e dovremmo riflettere. Ma riflettere su cosa? Ora, la mia riflessione modesta mi porta su due campi assolutamente diversi. Il primo è che noi per secoli abbiamo pensato, sostenuto determinate teorie scientifiche che alla resa dei conti si sono dimostrate errate. Per esempio la quantistica ha scombussolato buona parte della fisica e della matematica. La quantistica inventata da Born, il danese, quello che scambiò la lettera con Einstein, a cui Einstein rispose: Dio non gioca dadi, perché era scettico rispetto alla quantistica, ha scombussolato molte cose. Ora, lo stato dell'arte di oggi, della fisica, a livello avanzato perché si avvale di strumenti tecnologici e quindi in parte osserva, in parte calcola, in parte intuisce, quando ci vengono date in forma divulgativa, ovviamente, perché soltanto gli specialisti sono in grado di capire l'essenza di questa materia così complessa. Vengono date per certe determinate cose, mentre invece, ripeto, nel corso dei secoli le idee su tantissimi argomenti sono modificate anche radicalmente. Allora la prima domanda è: siamo certi che quello che oggi viene affermato corrisponda al vero? Che non ci siano altre cose che noi non riusciamo ancora a vedere e a capire? Anche perché
Come dico, come ho detto recentemente in un intervento, noi riusciamo più o meno a prevedere l'eruzione dei vulcani, riusciamo più o meno a prevedere i terremoti, ma non riusciamo a fermarli. E spesso queste previsioni sono estremamente imprecise. Ora, siamo certi di riuscire a immaginare i tempi che può impiegare un cosiddetto buco nero a assorbire la Terra, cioè annullare il nostro pianeta? Questa è una domanda da profano che mi pongo, perché la stessa presunzione che in passato, anche a grandissime menti, perché Anassagora, Platone, Aristotele, Tolomeo, eccetera, non erano certo degli sprovveduti, e per il loro tempo avevano una grandissima conoscenza, e avevano fatto determinati argomenti. È vero che oggi l'osservazione, il progresso, la scienza cambia, ma allo stato dei fatti noi conosciamo le cose, perché il punto centrale di tutta la questione è che noi ragioniamo nei limiti delle nostre capacità intellettive. Quindi l'approssimazione con cui riusciamo a stabilire e a descrivere determinati fenomeni resta tale. Non vi è una certezza assoluta. Non si può da un lato appellarsi a Esiodo, in principio era il caos, e poi pretendere di capire il caos. Capire il caos significa andare oltre il caos. Ora, io dubito che la nostra mente sia in grado di arrivare così lontano. Dopodiché c'è un altro aspetto. Chi sostiene la teoria di Esiodo, all'inizio era il caos, è sostanzialmente un ateo che rifiuta di pensare che l'universo possa essere stato creato o comunque ordinato da una mente superiore. E anche qui è un'ipotesi apodittica. Noi non riusciamo in realtà ad andare oltre il tentativo di comprensione di quello che vediamo. Quindi non si può escludere in modo assoluto, a prioristico, che non possa esserci un'energia, una forza, un'intelligenza, chiamiamola come vogliamo, che abbia la capacità e la volontà di creare questa situazione che ai nostri occhi appare un caos. E questo è, secondo me, una domanda legittima, fatta da un profano, quindi non senza pretese, per lontana da ogni pretesa di scientificità. Quindi, ecco, credo che ogni volta che noi facciamo una riflessione, anche a questo livello, dovremmo avere l'umiltà di capire i limiti della nostra intelligenza, che noi riusciamo a capire partendo sempre da noi stessi. Se noi consideriamo, per esempio, che la scienza, la quale si pretende libera, si pretende neutra, si pretende in certi casi con lieve ombra di onnipotenza, ha creato su questo nostro piccolo pianeta nel quale ci tocca vivere in una situazione di degrado assoluto, con distruzione di fauna, flora, inquinamento di mari e fiumi, distruzione di ghiacci, senza riuscire a trovare una soluzione alternativa, allora verrebbe, forse in modo qualunquistico direbbe qualcuno, da chiedersi perché invece di andare a cercare cosa succede su Mercurio, come succede adesso con una sonda partita da poco, o cercare di capire il significato della materia oscura, non ci siamo concentrati almeno in parte sui problemi che ci riguardano da vicino. Perché non abbiamo fatto questo? E abbiamo preferito abbandonarci agli aspetti più semplici, ludici, l'organizzazione della produzione, l'organizzazione del sistema economico, che è assolutamente iniquo. Su questo la scienza non mi pare che abbia
creato condizioni particolarmente favorevoli all'uomo. E questo per sempre per quei limiti della ragione che, pur essendo l'unico strumento che l'umanità ha per orientare, per capire, è comunque fortemente limitato. E qui passo al secondo aspetto che ci riguarda da vicino, l'arte. Ora, io vorrei per un attimo invitarvi a una riflessione calma e attenta. Cioè, paragoniamo questi travolgimenti, questi meccanismi che avvengono nel cosmo, questi pianeti. Immaginate, come ho detto prima, questa materia, noi conosciamo il 5% della materia, no? Il resto è materia oscura che non riusciamo a definire. Esistono questi buchi neri che hanno una dimensione di 1 miliardo di volte del Sole, ho detto, no? Quindi qualcosa di praticamente incomprensibile alla mente umana. Lo capiamo così in modo approssimativo. Ora, paragoniamo questo all'arte, specialmente l'arte di oggi. Mettiamo questa situazione di fronte ai rifiuti di Armand, impacchettati e presentati al museo come creazione dell'intelligenza e della sensibilità umana. Pensiamo alle opere di Daniel Spörri, tavole apparecchiate, cicche, avanzi di cibo, piatti sporchi, tazzine di caffè, impacchettati e presentati nel museo come esempio di sensibilità umana. Ecco, mettiamo a confronto il discorso dell'astrofisica di cui parlavamo prima con queste che pretendiamo essere opere d'arte. E fermiamoci a riflettere. Qui non si tratta di essere critici o non critici, accettare. Qui ci troviamo di fronte a una sorta di stupro all'estetica, ci troviamo di fronte a una dimostrazione terrificante di un egocentrismo, di un antropocentrismo veramente ottuso, che dovrebbe farci riflettere sulla nostra capacità davvero di capire. Perché se noi accettiamo e celebriamo queste misere cose e le consideriamo opere d'arte e scriviamo libri su questo, presentiamo mostre, facciamo discorsi e poi andiamo a vedere la realtà che circonda il nostro pianeta, voi capite che qualcosa non torna nella mente umana, nella nostra coerenza intellettuale. C'è qualcosa che evidentemente manca un tassello di congiungimento. Come manca un tassello di congiungimento quando noi vediamo, per esempio, la religione cattolica che pretende che noi siamo l'immagine di Dio. Quindi noi dovremmo essere l'immagine, per coerenza, di colui il quale è in grado di creare questa situazione descritta dall'astrofisica enorme e regolarla, mentre noi viviamo su un pianeta che non è neanche una goccia di saliva, non è nulla se paragonato all'immensità dell'universo nel suo insieme. E capite che qui siamo di nuovo nel caos totale, caos mentale in questo caso, questa nostra presunzione di... Ora, chi da queste considerazioni trae conclusioni di dire allora tutto è così, quindi Dio è morto, anzi Dio non esiste, quindi tutto è permesso. Io invece traggo la conclusione esattamente opposta. Io, come faccio spesso nei miei interventi, vorrei sperare che l'uomo riacquistasse un minimo di umiltà
il senso della misura, considerando l'ordine che riesce a dare a se stesso e quindi di riflesso alla società in cui vive. Cioè capire i limiti della nostra capacità, della nostra intelligenza e quindi la necessità di utilizzare al meglio questa poca intelligenza che abbiamo, sia quando facciamo arte che quando ci dedichiamo alla narrazione. Cioè il fatto che esistono ancora, per fortuna, autori che si abbandonano alla fantasia o che si soffermano, cosa che io condivido meno ma capisco, sulle miserie umane, descrivendo racconti con delle storie esistenziali tristi, eccetera, può essere una cosa importante, ma la cosa secondo me più importante è quella di fare questo sforzo di ridimensionarci per partire meglio. Cioè quindi buttiamo dove deve essere buttata certa arte contemporanea, nelle discariche, e proviamo a dedicarci a qualcosa che in qualche modo ci aiuti ad elevarci, ad accettare questa nostra condizione transeunte, misera, che però ha una sua bellezza. E i tramonti, le albe, la natura, i prati, gli animali e anche i rapporti umani quando sono positivi. Ma è questo che bisognerebbe esaltare, cercare di incoraggiare, cercare di indirizzare verso questa direzione. Non cercare l'abbruttimento con delle giustificazioni che sono francamente miserabili, come certi comportamenti. Questa è la mia convinzione. E quindi tutto ciò che giustifica le aberrazioni umane è assolutamente negativo. Probabilmente è giustificato, rientra nel discorso del caos, perché il caos non è soltanto macro, è anche micro, è anche nelle nostre menti, è anche nella nostra vita, no? E quindi noi dobbiamo, per quello che possiamo, cercare di porre un argine a questo caos per poter affrontare la vita al meglio, per poter avere questo slancio, per usare una parola un po' approssimativa ma comunque significativa, di ottimismo nei confronti della realtà della quale noi siamo responsabili, noi siamo fautori. Quindi il fatto che noi accettiamo quelle opere d'arte che ho citato prima e altre anche molto peggio significa una sorta di autodegrado, di autoumiliazione, di autolesionismo psicologico, estetico. E questo, secondo me, è la malattia grave dell'umanità. Quindi da un lato la scienza scopre cose incredibili, eccetera, e dall'altro i comportamenti umani sono sempre più miseri, sono sempre più orientati a un solipsismo insostenibile che ci porta a gravi conseguenze. Ecco, mi fermo qui. Lascio a voi queste mie opinioni per quello che valgono e naturalmente, come sempre, ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.